Amici sportivi, buonasera. Giornata dunque cruciale per il campionato. La lotta per lo scudetto si è riaperta in tutto il suo appassionante interesse. Una Fiorentina orgogliosa, caricata a dovere, superiore in velocità negli affondo e nei recuperi, con diversi giocatori in gran forma, ha battuto una Juventus compattata, un po' elaborata nella manovra, con qualche giocatore non certo al massimo, forse anche sul piano del fiato. Una Roma spinta dalla volontà di vittoria ha avuto ragione della tetragona Sampdoria. I romanisti dovevano sostituire Pruzzo e Boniek nel corso dell'incontro, perdevano Cerezo per espulsione, ma proprio in 10, grazie al guizzo dell'eterno Graziani, coglievano il gol più prezioso. Ora la Roma, a 3 turni dalla fine, è a 1 punto dalla Juventus. I prossimi impegni. La Roma deve andare a Pisa, ricevere il Lecce e concludere a Como. La Juventus va domenica in casa della Sampdoria, riceverà quindi il Milan e concluderà a Lecce. Per le altre partite di oggi il derby Inter-Milan, apprezzabile nella ripresa, ha visto prevalere di fronte al pubblico delle grandi occasioni gli interisti in momento felice. Il Napoli consolida il 3° posto superando il Bari. Un grosso risultato quello del Como a Torino sui Granata. I comaschi agganciano il centro classifica. In coda, buon punto del Pisa a Lecce e dell'Udinese a Verona. Ricordiamo infine il 2-0 dell'Atalanta sull'Avellino. Schedina. Atalanta-Avellino 2-0-1, Fiorentina-Juventus 2-0-1, Inter-Milan 1-0-1, Lecce-Pisa 1-1-X, Napoli-Bari 1-0-1, Roma-Sampdoria 1-0-1, a Torino-Como-Torino 3-1-2, Verona-Udinese 1-1-X, Brescia-Empoli 3-0-1, Cesena-Bologna 1-1-X, Perugia-Cremonese 1-0-1, Salernitana-Messina 1-1-X, Dertona-Alessandria 1-1-X. Altri risultati che si riferiscono alle altre partite di Serie B. Ascoli-Lazio 3-2, Cagliari-Campobasso 3-0, Catania-Monza 1-0, Catanzaro-Sanbenedettese 1-0, Genova-Pescara 0-0, Triestina-Palermo 2-0, Vicenza-Arezzo 3-1. Veniamo adesso alle classifiche, cominciamo con quella della Serie A, Juventus 40 punti, poi la Roma a 1 punto, come abbiamo detto, 39, Napoli 33, Milan 30, Fiorentina ed Inter 29, Torino 28, Atalanta 27, Verona 26, Sampdoria e Como 25, Avellino e Pisa 23, Udinese 22, Bari 19, Lecce 14 punti. Vediamo adesso la classifica della Serie B. Ascoli ancora in testa 39, incalza il Brescia 38, Vicenza 37, Empoli 34, Genova e Triestina 33, Cesena 32, Bologna 30, Lazio, Palermo, Campobasso, Cremonese, San Benedettese e Perugia 27 punti, Cagliari 26, Arezzo, Catanzaro e Catania 25, Pescara 24, Monza 17 punti. E veniamo adesso alla classifica dei marcatori, Pruzzo 17, Rummenigge 13, Platini 12, Maradona, Serena e Borgonovo 10, Passarella 9, Carnevale, Diaz, Cantarutti, Elkier 8, Boniek, Giordano, Baldieri ed Etley 7 reti. Ora le quote del Totocalcio ai 13 vanno, adesso vediamo, eccoli, 16.497.000 lire. Ai 12 vanno 457.000 lire. E cominciamo adesso la serie dei collegamenti da Firenze per il successo della Fiorentina sulla Sampdoria per 2-0, Marcello Giannini. Ecco, appunto, c'era uno stadio colmo a Firenze per questa partita che era molto attesa. La Juventus, il giudizio sulla quella che è la prima della classe in classifica, è questo: è una squadra etichettata sorniona e porta solo l'etichettatura. In realtà alla fine dei 90 minuti è apparsa un po' stanca, quasi disorientata, non tanto dal gioco della Fiorentina ma forse dalle cose di se stessa. Comunque per mezz'ora si è giocata molto bene, tra i migliori, e ne cito uno per tutti, Gentile. Ecco, Gentile ha tirato fuori i denti, ha retto nel momento in cui la Juventus attaccava, ma la Fiorentina va elogiata in blocco, un po' meno è chiaro da elogiare la Juventus con il suo Platini che è stato molto arretrato e stato portato in avanti quando ormai non c'era più tempo. Possono partire le immagini e vediamo appunto questo primo tempo che è stato splendido anche sul piano tattico, sul piano del gioco. Vedere la Juventus attaccare, ed è Scirea, preparatevi a vederlo, che andrà al tiro, ma Galli è pronto, anche Galli è stato molto bravo oggi. Al 16° invece è Battistini che salterà di testa sfiorando il bersaglio. Al 18° Carobbi forse non si sa se faceva un cross, comunque guardate Tacconi, per poco viene beffato, molto bravo Tacconi.
Al 26esimo, azione corale della Juventus, Mauro Favero Briatti ve l'anticipo, il colpo di testa di Briatti andrà fuori. E al 27esimo, ancora la Fiorentina in avanti, in replica, molto bello questa mezz'ora, prima mezz'ora, con Massaro al tiro e anche qui Tacconi molto bravo. Andiamo subito alla ripresa, guardate il giochino per il gol della Fiorentina. Ed è molto bravo Antonioni a prendere in controtempo tutti e Passarella splendido con il colpo di testa a battere anche un manaccone di Tacconi. Al 20esimo la Fiorentina potrebbe andare al raddoppio, la Juventus sembrava quasi che pensasse allo 0-0 più che a far gol, però Massaro coglie il palo, è veramente sfortunato Massaro, bella anche la sua partita. Al 32esimo e al 36esimo guardate le punizioni, ecco di Platini non ha impensierito Galli è stato molto bravo. E poi la fine della partita, questa è prima che esca Antonioni, è quasi il 40esimo, guardate Antonioni al tiro, c'è quasi gol, un recupero, la Juventus vedete è molto soggiogata, non, ormai è rassegnata, e al 46esimo lo splendido gol di Berti. Su questo gol io ti restituisco la linea, più che meritata la vittoria della Fiorentina. Passiamo adesso al successo della Roma, fortemente voluto contro una Sampdoria che nel primo tempo si è difesa, la Roma ha attaccato di più, poi subito il gol nel finale, i sampdoriani hanno tentato di andare all'assalto ma la Roma ha ben controllato. Ripeto, la Roma è andata in vantaggio quando era in 10 per l'espulsione di Cerezo. Vediamo subito alcune immagini di questa partita. Ecco Cerezo lancia Tovalieri che era subentrato a Pruzzo, ma Tovalieri viene atterrato al limite. Ancora un'azione di Tovalieri a Boni, vedete Boni che ha al ginocchio fasciato, poi dovrà lasciare il campo, non era in buone condizioni ed ecco infatti che abbandona il terreno di gioco, sarà sostituito da Giannini. E questo è l'episodio della espulsione di Cerezo, il fallo è su Pagarin, l'arbitro estrae il cartellino rosso ed espelle il giocatore della Roma. A questo punto sembrava che gli sforzi della Roma, sollecitata anche dal risultato positivo della Fiorentina a Firenze, non dovessero aver ragione, ma invece ecco due difensori della Sampdoria saltano su Allungo di Nela ed è Graziani il più pronto invece a impossessarsi del pallone e a metterlo in rete per il preziosissimo successo dei giallorossi. E passiamo adesso da Roma a Milano, Inter Milan 1-0, Gianni Vasino. Dopo un primo tempo piuttosto confuso, nella ripresa si sono viste le cose migliori di questo 199esimo derby milanese. Diciamo subito che l'Inter, che si attendeva stanca e anche un po' magari rinunciataria, è apparsa la squadra più determinata e caricata pur essendo priva di Rummenig. Nel Milan invece l'attacco è stato troppo evanescente per poter sperare di andare a rete. Ma vediamo subito le pochissime azioni del primo tempo. Baresi, quello interista, recupera una palla, serve Altobelli che sbaglia il tocco di tacco. Sull'altro fronte Wilkins mette al centro e bravissimo Zenga a parare sulla corre di Etley e poi ancora una gran botta di Ferri a concludere il primo tempo. Nella ripresa il Milan va in avanti e Zenga ha un po' più di lavoro ma non c'è poi da preoccuparsi molto. Qui è Etley che gira, ancora una volta Icardi ha la palla per il tiro ma sbaglia la mira. Molti cross, ancora un altro cross e vedete Zenga questa volta para, era un colpo di testa da parte del suo compagno. Ed ecco il gol, ed è il giovane Minaudo a mettere in gol. È stata una grossa soddisfazione, aveva appena rilevato Bredi. Poi ancora Panna in grande evidenza, ma questa volta è Baresi, quello del Milan, a respingere il tiro. È tutto a te Paolo Valenti. Eccoci qua, abbiamo visto prima Luigi Necco interessatissimo a comparire un attimo per vedere il derby di Milano. Sentiamo adesso dallo stesso Luigi Necco come sono andate le cose a Napoli. Napoli-Bari 1-0, Napoli con Sodio al terzo posto in classifica. Invasione di campo involontaria, devo precisare. E come sono andate le cose? Il Napoli ha sperimentato addirittura modelli tattici nuovi, Renica a terzino, Ferrario al libero. Ma praticamente ha giocato a risparmio, forse in previsione di anno scudetto. Invece ha dovuto risparmiare per forza il Bari, che era senza ride out.
Quindi una partita poco spettacolare. Medaglia d'oro ad Oliva, campione mondiale. E poi ecco la prima occasione per il Napoli. Giordano, bravissimo, si smarca due volte sul passaggio di Renica e poi lancia verso la porta, ma come vedete Loseto tira via il pallone e il Bari si salva. Si va avanti con sporadici attacchi del Napoli e anche del Bari, come in questa occasione Garella para. Il Bari veramente non aveva granché da offrire in attacco. Ancora una volta un suggerimento di Maradona per Bertoni, ma arriva prima Pellicanò. Pellicanò molto bravo oggi, ma purtroppo il resto del Bari era molto contratto. Siamo nel secondo tempo, su angolo di Bertoni, tocco di Bagni, Renica di sinistro ha messo in rete. C'è stato anche qualcuno che ha tirato via il pallone dalla porta con la mano, ma l'arbitro convalida. 1-0 per il Napoli. Tre fughe in onore di Campanella e di Bach. Prima Pecci che tira alto, poi Maradona, che qui è vero si è arrabbiato per la buona qualità della sua maglietta, che ha resistito. E poi ancora un'altra fuga su suggerimento di Maradona, questa volta del giovanissimo Caffarelli, è entrato al posto di Giordano, ma anche lui si lascia ingannare da Pellicanò. E poi ancora un attacco del Bari, sventato dalla difesa del Napoli, ancora Ferrario, e infine un ultimo suggerimento di Caffarelli per Maradona, che piazzatissimo tira però al lato. Per i Bari purtroppo forse vanno via tante speranze per i Bari e dispiace che il Sud combatta contro il Sud. Un'ultima cosa, i napoletani hanno applaudito quando a Roma emotivamente si è rilanciato il campionato. Se lo ricordino gli altri tifosi quando arriveranno i napoletani. Arrivederci. Bene, e dopo questo simpatico monito necchiano passiamo a Atalanta-Avellino 2-0. Marco Lucchini. L'Atalanta ha vinto meritatamente contro un Avellino che però ha tenuto sulla corda per tutti i 90 minuti la formazione bergamasca. L'Atalanta, forse proiettata troppo in avanti, è stata spesso costretta a precipitosi rientri in difesa per annullare con un po' d'affanno i pericolosi contropiede i Reppini, unica arma valida degli uomini di Robotti contro questa Atalanta. La prima rete al quarto minuto su punizione di Magrin, deviazione vincente accreditata a Strandberg, 1-0 per l'Atalanta. Non passa un minuto e Simonini serve involontariamente Diaz, che trova lo spiraglio giusto e spara a rete colpendo la traversa. E controlla poi Piotti. Un'altra opportunità per l'Avellino al 37esimo con Ferroni, ma il tiro conclusivo è a lato. In apertura di ripresa Donadoni serve bene Strembere, che di sinistra però colpisce male e spara alle stelle. Al quarto d'ora Boldini cross. Colomba alza il pallone in area. Serie di batti e ribatti, rompe vela, ma Koch sventa bene in tuffo. Al 19esimo cross di Colomba, tocco di testa di Diaz, la palla carambola sulla traversa, Osti e Perico liberano. Alla mezz'ora Avellino pericoloso con Alessio, da posizione favorevole costringe Piotti a deviare in angolo. E fino allo scadere del tempo Magrin, cross perfetto per Strömberg, che controlla bene e raddoppia. È tutto, linea a Paolo Valenti. Grazie Lucchini, passiamo adesso a Lecce, Lecce-Pisa 1-1, Franco Iusco. Beh, il Pisa ha centrato solo parzialmente l'obiettivo che si era proposto, quello di vincere a Lecce contro un Lecce privo degli argentini Barbas e Pasculli, di Alberto Di Chiara e dello stesso Fascetti, tutti squalificati, ma che si è battuto come al solito con grinta, con grande determinazione. Qualche protesta non è mancata anche oggi per un'azione dubbia in area del Pisa. Possiamo partire proprio da queste immagini. Vedremo fra poco l'azione del Lecce nell'area pisana. Paciocco è pressato da Colantuono e quindi cade. L'arbitro Pieri però non rileva il calcio di rigore e invece ammonisce Paciocco. E questa è l'azione del gol del Pisa, il gol di Baldieri, lo scambio con Kift e quindi il bel diagonale di Baldieri, è 1-0 per il Pisa. Azione del Lecce, qui un tiro parato dal... ancora il Pisa in avanti, bel diagonale di Baldieri. E arriviamo adesso all'azione del pareggio. C'è una respinta di Colantuoni, ecco, al centro il tocco di Mariani ed è autorete, 1-1. Ed infine un'altra azione del Lecce proprio nel finale con i giovani Conte e Logatto, il bel diagonale di Logatto è respinto dal portiere Manini. In sostanza un punto prezioso conquistato dal Pisa in questo finale incandescente di campionato. È tutto a Valenti. Adesso passiamo a Torino per l'impresa del Como, che ha vinto 3-1 sui Granata. Cesare Castellotti.
Il Como ha fatto il colpaccio, bisogna dire, con una buona prestazione collettiva, e l'apprezzamento per la squadra di Marchesi va riferito soprattutto al primo tempo, quando invece è stata sconcertante, definiamola così, la prestazione del Torino in svantaggio per 2-0. Nella ripresa i Granata sono apparsi più lucidi, più determinati, hanno diminuito, hanno accorciato le distanze, hanno anche sfiorato il pareggio finché il Como non ha spento le loro speranze con un terzo gol. Vediamo allora come nasce il primo al quarto minuto da un corner. La respinta di Zaccarelli, poi Centi, Mattei, Maccoppi ed è rete. Dopo 4 minuti Como in vantaggio per 1-0. C'è in qualche modo una reazione del Torino che imposta qualche azione. Qui vediamo Dossena, Beruatto e poi Comi che manda di poco a lato. Al 41esimo però arriva un'altra rete del Como. Dalla rimessa di Casagrande c'è l'intervento di Mattei, poi quello di Borgonovo, da questi a Corneliusson. Ed ecco il gol del 2-0. Passiamo alla ripresa. 8° minuto, punizione di Junior. Sabato intacca e accorcia così le distanze. 2-1 comunque ancora per il Como. Qui un'azione del Torino, da Beruatto a Junior, da questi a Sabato, respinge Paradisi, ci tenta ancora Francini e blocca poi Paradisi. Altre azioni del Torino si susseguono alla ricerca del pareggio. Qui Dossena, Schachner e Paradisi che manda in corner. Ma al 37esimo ancora il Como invece per il 3-1. Da Todesco a Tempestilli. Tempestilli, gol. Dunque il Como vince per 3-1 e i cedimenti primaverili del Torino, dobbiamo dire, sono ormai proverbiali. Ho concluso da Torino. Passiamo adesso a Verona. Verona e Udinese 1-1, Ferruccio Gard. Ma io sostengo da anni una singolare, lo ammetto, teoria, che quando per una squadra le cose vanno male, un giocatore dovrebbe cercare di farsi espellere, senza commettere delle cattiverie. Per carità, basta fare un paio di complimenti all'arbitro e il gioco è fatto. Sembra infatti che in 10 le cose vadano meglio, è successo tante volte, è successo oggi alla Roma e anche all'Udinese, che le stava prendendo a Verona, poi in 10 e addirittura dopo in 9 è riuscita a conquistare un preziosissimo pareggio. Ma vediamo subito le immagini di questa partita, che è stata preceduta da un minuto di raccoglimento in memoria di Saverio Garonzi, ex presidente del Verona, rimpianto grosso personaggio del mondo del mondo del calcio. Il Verona passa al quarto minuto, angolo di Bruni, palla da Brigel ad Eglisier che insacca da pochi metri. 2 minuti dopo l'Udinese ha una clamorosa occasione per pareggiare, ma Criscimanni, che si presenta solo in area, ecco lo stiamo per vedere, tira su Giuliani in uscita. 16esimo, l'Udinese è ancora pericolosa e Giuliani per poco non combina un guaio con questa uscita vuoto su cross di Chierico. 32esimo, Rosario Lobello espelle Miano per proteste. Sembra la fine per l'Udinese in 10. 34esimo, discesa di Elkier, scatenato, e Brini devia di piede in extremis. 36esimo, gran tiro di Gennaro, di Di Gennaro, e bellissimo volo di Brini. Un minuto dopo ecco il pareggio dei bianconeri. Colombo fa partire un raso terra non imprendibile, papera di Giuliani e palla in rete 1-1. Ripresa, 17esimo, Lobello espelle con una decisione forse affrettata Colombo e Bruni per un fallo reciproco. Il Verona, un brutto Verona anche oggi, sempre in vantaggio numerico, assedia poi sino al termine la porta di Brini, ma il risultato non cambia. Linea a Paolo Valenti. Ecco adesso giunti i risultati della serie C1, girone A. Vediamo la serie C1, Rondinella-Piacenza 1-1 giocata ieri, Viresti-Reggiana 1-0 giocata ieri, Fano-Ancona 3-1, Legnano-Pavia 1-1, Modena-Rimini 1-0, Parma-Padova 1-0, Spal-Sanremese 2-0, Trento-Carrarese 0-0, Varese-Prato 3-1. Girone B, sempre della serie C1 naturalmente. Fuori casa, Ternana-Campania 1-0 giocata ieri, Brindisi-Monopoli 1-0, Casarano-Cosenza 3-0, fuori casa Cavese-Casertana 1-0, Foggia-Barletta 1-0, Licata-Benevento 1-1, Livorno-Siena 0-0, Salernitana-Messina 1-1, Taranto-Sorrento 0-0. Adesso brevemente i risultati della pool scudetto del rugby, col Petrarca-Padova se più avviato al titolo. A Catania, Delta Latero Vigo Amatori 16-10, Scavolini L'Aquila Amatori Milano 38-11, Benetton Treviso Parma 21-16, Petrarca Padova Eurobags Casale 20-18. Adesso vi ricordo
Ancora la pull retrocessione, sempre del rugby. A Milano Imeva Benevento a Milano 22-12, a Noceto Brunelleschi Brescia Casone 36, Doco Calvisano Roligo Roma 10-0, Fracasso Santonà Gel Capello Piacenza 26-15. Vi ricordo infine la domenica sportiva per il consueto completo panorama di tutto il calcio, di tutti gli altri sport che oggi hanno avuto episodi agonistici. Ospiti studio di Elenio Herrera, il capitano della Roma Ancelotti e Roberto Pruzzo. Tra gli altri ospiti per la scherma Mauro Numa, il famoso campione del mondo, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Los Angeles. Bene, arrivederci e a risentirci a domenica prossima.